possiamo toccare il prossimo punto rispetto alla chitarra a questo punto, no? Possiamo toccare il prossimo punto rispetto alla chitarra. Qual è il prossimo punto? Perché qui di punti ce ne sono tanti. Questa lampa è un po' fuori sede. Microfonaggio, per esempio. Cioè, detta la posizione, partiamo dal punto di vista, cioè vediamo quale può essere il microfonaggio. Tu hai già detto che per te gli strumenti andrebbero sempre amplificati tutti, e sì, hai dato anche una spiegazione molto logica, anche perché se io vedo uno che esce dall'impianto e uno che esce dalla prima, no, è bellissimo, no, anche nei costi piccoli. Sì. Il microfonaggio del amplificatore per chitarra, qui non so quanto vuoi addentrarti, perché io so bene quante ne hai fatte, quante ne sai, però abbiamo detto che non vogliamo essere tecnici, non sono lezioni di fonia. No, assolutamente. Che cosa ci può essere da dire? Perché io ho visto mettere il microfono al centro del cono, il microfono al bordo del cono, il microfono leggermente inclinato rispetto all'altoparlante. Dietro l'amplificatore? Ha fatto vedere, sì. Non lo so, non mi ricordo, ma questa cosa l'ho vista. Davanti, dietro. Alleluia. Avanti dietro, certo, sono due suoni diversi. E... sono parecchio diversi, poi messi insieme sono ancora diversi, poi dipende anche dal microfono che ci metti, dipende da un sacco di cose, però partiamo da un microfonaggio standard, uno Shure 57, non è per fare pubblicità, però insomma sono i microfoni più... vabbè, per dire, o un 58 che poi insomma... Io, rispetto alla mia esperienza, ho visto che microfonando il cono, mettendo il microfono sul bordo del cupolino, non al centro del cupolino, sul bordo del cupolino, nel cono, hai una nitidezza del tacco della chitarra più definita, sicuramente. Quindi se hai una chitarra con parecchi medio, comunque hai una chitarra che strilla già di sé per sé, quale può essere magari, forse, una Stratocaster, per dire. Una Telecaster. Forse sarebbe meglio, forse, dico forse per dire, dipende dal tipo di musica, comunque, metterlo un pochino più sul bordo, perché mettendolo sul bordo del cono hai una presenza un pochino più lontana, quindi hai automaticamente un suono più morbido, natural dicendo. Distanza? La distanza dipende un pochino dal palco, sinceramente. Puoi attaccare il microfono alla retina? Sì, puoi farlo, spesso e volentieri si fa. Anche per trovare un riferimento che poi se il microfono si spostasse, perché a volte capita. Sì, penso proprio per una questione di praticità, praticità proprio vera, eppure per aprire meno gain in un posto piccolo, quando tu vai a aprire parecchio i gain potresti avere dei problemi lì, roba del genere, sì, per cui se ti arriva subito il segnale è meglio. Però chiaramente se tu lo metti proprio vicino, una parte secondo me del suono va persa. Comunque il microfono dovrebbe essere un filo distante. Ora, non so quanto, però cioè, insomma. Un po' distante sull'acustica meno. C'è l'effetto sulla chitarra acustica, quando si riprende c'è il cosiddetto effetto di prossimità, non so se c'entra. Mm-hmm. L'effetto di prossimità fa sì che al raddoppiare della distanza del microfono, sì, ci sia si dimezzino le basse frequenze. Probabilissimo, sì. Questa non so se potrebbe essere una cosa interessante, adesso entriamo veramente. Sì, lì si è entrato sull'acustica, che cosa che ce la volevamo tenere per. No, assolutamente no, parlavo dell'amplificatore di chitarra elettrica. Dipende dal microfono che tu usi, in ogni caso. Perché per esempio i 58, i 57 della Shure sono microfoni che 58 in particolare, che se vai subito fuori fuoco ti allontani un po', comunque perde parecchio. Però se tu gli suoni accanto, cioè non sono standard spettacolare, per me il 58 base della Shure, ma base no, veramente sembra che sì, infatti stiamo facendo un video che non è assolutamente una citaccia, sicuramente tu avrai delle risultanze diverse allontanando o avvicinando. In sala, per esempio, più di una volta ho visto mettere il microfono vicino, il microfono un po' più lontano, il microfono all'angolo, il microfono fuori dalla stanza, cose che si fanno per avere reverberi, per avere comunque parliamo di microfoni non condensatore, microfoni dinamici, sì, sempre. Sì. Vogliamo tenerci il discorso sui tagli e sull'effettistica che tu puoi fare, perché ci sarà il discorso che sarà più attinente alla parte del chitarrista, no? Ovviamente adesso.
vogliamo tenerci il discorso dopo, oppure visto che abbiamo parlato di... No, beh, andiamo liberi come abbiamo fatto sempre per la serie. Ci sono tagli specifici che tu generalmente... Io non faccio mai tagli specifici, io parto sempre dal presupposto che quando lo uso il mixer provo sempre a stare sul flat. Ok. Parto proprio da questo presupposto. Poi direziono il microfono come voglio, che più o meno so come so, quello che voglio, cioè se lo voglio prendere più di punta, se lo voglio prendere più... E poi, una volta fatto quello, aggiusto vagamente quello che si può aggiustare con i filtri. I filtri, secondo me, sono l'ultima cosa. Le macchine sono l'ultima cosa. Vanno usate, se vanno usate, però. No? Normalmente mi trovo spesso e volentieri mi trovo a ingrandire un pochino la chitarra sui medio, medio e bassi, perché la gente, specialmente chi usa i distorsori, queste cose qua, tende a impicciolire le chitarre. Il suono vero della chitarra. Tende, il problema è che qui hai toccato il tasto. Ogni volta che parli si aprono negozi di strumenti. Sì, probabilmente sì, infatti forse avevo detto pure... Il grande cruccio del chitarrista è quello, no, di non replicare, di non poter replicare il suono di un 100 watt valvolare a palla e quindi cercarlo con i pedaletti. E lì... Un mondo. Il gioco dei bambini. Un universo, no? Un mondo. Perché... Però, va bene, insomma, il discorso è... Il discorso è chiaro, spesso no? E volentieri non esiste una regola. No, secondo me non esiste, cioè esiste la regola, no, non esiste una regola, secondo me non esiste, bisogna vedere cosa fai, lo strumento a che cosa serve. Sì, anche perché il mastrato è un Marshall, dico per dire sia Fender che quello, Marshall, no? In mano a due musicisti diversi sono talmente diversi che tu che ti sei fatto una tua idea mentale lo sai meglio di me, insomma le corde. Io ho fatto caso che le chitarre più c'hanno le corde grosse, adesso proprio detta proprio banalmente, anche banalmente, e sì. Più c'ha un suono grande, no? Stevie Ray Vaughan suonava però, con i cantini 012, 013, bravo, come però, si usa sulle acustiche con le corde grosse, e c'aveva un suono così, solo che poi si tagliava anche, si metteva il Bostick sulle ferite. Però poi io incontro dei chitarristi bravi altrettanto, che però c'hanno per esempio un suono processato, parecchio processato, adesso sono con 0,9, certo, a quel punto perché non è più, però si sente la differenza, io ho sentito, sì. Per esempio Scott Henderson mi viene in mente, grandissimo musicista straordinario, negli anni recenti, diciamo, rispetto alla sua primissima produzione, si è molto riavvicinato al blues, che evidentemente era un suo amore di gioventù, e ha ricominciato anche a cercare di replicare tutta una serie di suoni. Però io che conosco, a parte che ho avuto la fortuna di vedere Stevie Ray Vaughan dal vivo, ma conosco bene i dischi, quindi non è in discussione il fatto del cioè non è il live o il disco. Stevie Ray Vaughan aveva un suono incredibile nelle sue mani, ma perché la chitarra aveva quelle corde così grosse che davano, è ovvio che se io metto quelle corde così grosse non mi viene il suono di Stevie Ray Vaughan, però vado in quella direzione. Bravo, 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 ma non perché tu sei meno più, è perché sei un'altra mano, perché sennò... No, perché io lo dico da sempre a tutti quanti, come mi disse Robert Ford un giorno, ecco qui, questa la ritiro fuori dopo, perché riguarda comunque un concerto. No, l'importante è che sia una cosa che abbiamo visto tutti e due. Una cosa fondamentale è che spesso e volentieri ai concerti trovo i ragazzini che vanno lì, questo c'ha i pedali così, questo ce l'ha settato così. Sì. Significa anche quello, sicuramente significa anche quello, però non è quello. No, infatti ecco, chiudo il discorso, Scott Henderson tenta di replicare quel suono, però da parte mia che conosco quella tipologia di suono, mi rendo conto che è vero fino a un certo punto. Cioè, suona alla grande, c'è cioè un suono pazzesco, però sento che non è il suono dato dalla combinazione chitarra, corda, amplificatore. Lì c'è una sapiente gestione dei mezzi che ha. Però non è una questione di verità o meno, No, io ti dico, per quello che riguarda me... Vero, perché tu prendi come inizio esatto. Quello. Cioè quello di Stevie Ray che ha dato qualche cosa... Sono d'accordo, no, su questo sono d'accordissimo. Però è il suono più... No, perché se Scott Henderson c'ha dei suoni... Per quello faccio la premessa. Appunto. Non è che Stevie Ray era meglio di Scott Henderson. Sono musicisti talmente diversi che non ci interessa paragonare. Bravo. Però lui, con quella ricerca di suono, sta cercando di andare in quella direzione. Sì. E quando quindi, fa quelle cose, sì. Se sta cercando di andare in quella direzione, chiaramente prima o poi si arriva a fare il confronto con quel suono, semplicemente perché, sì, giusto. Perché capisci che è lo stesso, però ti rendi conto che ci sono delle peculiarità del suono che sono differenti. Fermo restando che... Processato. Esatto, mi diverto tantissimo a sentirlo suonare. No, sicuramente. Però, processato, no, c'è un suono processato, ovviamente. Esatto. Ovviamente. Io non ho mai lavorato con Stevie Ray, per cui non te potrei dire quello che faceva lui. L'ho sentito una volta solamente su un palco enorme, grandissimo, quindi manco è.
però chiaramente il suono di Stevie Ray penso che sia mano, chitarra, corda e amplificatore, sì, 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 più o meno. Cioè, perché poi sì, lo devi suonare in situazioni diverse, con amplificatori diversi, insomma il succo del suono è sempre quello. E ti dicevo dell'esempio, perché una volta, parecchi anni fa, vidi suonare Robin Ford in un concerto in cui non aveva la propria strumentazione. Suonò con la band e aveva un amplificatore valvolare, un multieffetto che andava molto di moda in quel tempo, soltanto poggiato sull'amplificatore, e la chitarra. Lo incontro tempo dopo, lo racconto perché è una cosa molto molto interessante, insomma significativa. Lo incontro tempo dopo, un anno dopo, non ricordo, e gli chiedo, essendo rimasto molto colpito dal suo suono, quale strumentazione avesse usato. Lui mi fa: guarda, non me ne parlare, la peggior serata della mia, come il fonico di Ray Charles dell'altra puntata, la peggior serata della mia vita, non mi è arrivata la strumentazione, aveva avuto un problema, lui aveva solo la chitarra di suo. Mi hanno portato un amplificatore valvolare rotto, un multieffetto che ho utilizzato giusto per un riverbero. Ho detto: scusate, io ho sentito gli stessi suoni distorti che c'avevi sul disco, come hai fatto? E come ho fatto? Innanzitutto l'amplificatore al massimo e gestivo il volume della chitarra, quindi i suoni distorti erano un amplificatore a palla, è chiaro che sono suoni distorti. E poi ha fatto questo gesto, così, e mi ha detto: ricorda sempre, il tuo suono è nelle tue mani. E questa è una cosa che io vado ripetendo ai 420, perché è una lezione di musica. Sì. E ti rendi conto soprattutto che nel tempo, con gli anni, che è verissimo, se tu prendi la stessa chitarra elettrica o acustica, non c'è bisogno, ma io parlo di chitarra perché è il mio strumento, ma vale per tutto, nella chitarra lo sento più evidente. Se prendi la stessa chitarra e la metti in mano a 100 chitarristi diversi, avranno 100 suoni diversi, senza toccare nulla. E questo significa una cosa molto precisa, cioè che siamo noi, anche perché la chitarra è uno di quegli strumenti su cui mettiamo le mani direttamente, no? Sì, 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 sì. Quindi, effettivamente, sono tutti gli strumenti si mettono le mani, però insomma, alcuni si suonano in un modo, altri in un altro. Quindi, questo per dire che poi la gestione della strumentazione, ecco, questi sono casi limiti, è solo un grandissimo Robin Ford si può permettere di fare un concerto non facendo capire nulla a nessuno, perché se a me mi avessi detto avevo questo e quest'altro, io avrei detto: mazza, bravo, sì, complimenti. Quindi ecco, per dire che la scelta della strumentazione è sì importante, però poi bisogna anche saperla usare, perché se non la sappiamo usare assolutamente si va assolutamente.